Siamo qui con Mister Gatti al termine della vittoria del Sant'Angelo 5-2 sullo Faninghese. Mister, nell'uovo di Pasqua troviamo altri tre punti, la sconfitta dello Faninghese 3-0 con l'Emine e il conseguente primo posto in classifica. Meglio di così non potevamo desiderare. Sì, devo dire che questi altri tre punti sono veramente belli, importanti. Prima di Pasqua ci facciamo una Pasqua serena, pensiamo alla prossima partita. E devo dire che abbiamo incontrato un avversario che non era per niente remissivo, il risultato non dice veramente tutto della partita, perché nel primo tempo sul 2-0 hanno fatto 2-1 e ci hanno messo in difficoltà, perciò non è un avversario che ha mollato, non è finita 5-2 perché l'avversario ha mollato. Noi nel secondo tempo ci abbiamo provato a fare gol, abbiamo sfruttato la qualità dei nostri giocatori, però un applauso anche all'avversario perché il risultato non è reale, nel senso che oggi è stata molto 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 complicata. Devo dire che la sconfitta dello Faninghese onestamente non l'aspettavo, nel senso che la squadra forte che ha fatto un campionato pazzesco probabilmente è arrivata magari un po' stanca dopo due partite, moralmente magari la sconfitta di un appello gli ha fatto male, poi ha incontrato l'Emine. L'Emine l'abbiamo visto 4-5 settimane fa. Veloce, aggressiva, una squadra che è brutta incontrare. Che cosa dire, devo spendere delle parole positive per i miei giocatori e niente, delle parole positive per quelli che vengono a vedere la partita, i tifosi che fanno festa e cantano e ci aiutano, però voglio anche ricordare che il campionato finisce fra due partite. Adesso abbiamo un piccolo bonus, nel senso che devono bastare, anzi bastano certamente 4 punti. Tutto rimane nei nostri piedi e se abbiamo questa voglia di andare a cercare il gol con continuità e l'umiltà per farlo, per far fatica quando serve, possiamo raggiungere questo. Sono 74 punti su 77, perché sennò mi sgridi, in 32 partite. E per 32 domeniche abbiamo detto calma quando eravamo meno 5, adesso siamo più 3 e il mister predica ancora calma, perché ricordiamo domenica prossima 24 aprile contro lo Scanzarosciate qua in chiesa, dove facciamo l'appello, tutta Sant'Angelo deve venire a vedere. E poi c'è comunque la partita con la Cisanese a Cisano Bergamasco, e sappiamo che sulla Bergamasca non sono mai impegni facili, mister. No, a partire da adesso dobbiamo concentrarci e pensare allo Scanzo, che non è la squadra dell'andata. Nel ritorno ha fatto, non so cosa ha fatto, nel ritorno ha fatto tanti punti, è una squadra importante, quindi anche tanti importanti. Noi dobbiamo continuare con il nostro pensiero positivo di passare bene fino alla fine, non abbiamo voglia di parlare. Complimenti, buona Grazie. Pasqua e si gusti la birra che abbiamo qua pronta. Sì. Magari come allenatore, no, ma con la birra sono specialista. Grande mister! Vai. Siamo qui con Alessio Bugno, autore di una doppietta della vittoria oggi del Sant'Angelo 5-2 sul Castelleone. Ale, fondamentale sbloccarla subito e raddoppiare entro il 15° minuto. Sì, è stato molto importante. Sì, diciamo che soprattutto essendo quelle finali, c'è sempre quell'ansia in più rispetto alle partite normali. Averla bloccata e messa sui piani giusti fin dall'inizio ci ha aiutato. Lo Faninghese ha perso 3-0, adesso siamo più 3, mancano due giornate. Come si gestiscono le ultime due partite a questo punto della stagione? La sensazione è bella, però dobbiamo essere consapevoli che è una finita. Più per il calcio fatto è bello per questo, sport migliore al mondo per questo. Entrare in campo queste due partite cercando di vincere. Abbiamo fatto un campionato, quindi credo e spero che ci venga tutto avanti. Hai parlato di sensazioni, che sensazione è stata ricevere la standing ovation del Chiesa oggi quando sei stato sostituito, tutti in piedi ad applaudirti, meritatamente aggiungo io? No, beh, ma fa sempre piacere, però ripeto, io anni or sono ho scelto il calcio perché mi piaceva essere parte integrante di un gruppo, diciamo,
uno solo. Quindi credo che questa semi invasion vada tutta la squadra per me, perché faccio parte di un gruppo, di una squadra straordinaria che si aiuta di coronare un sogno. Complimenti, buona Pasqua. Grazie, e a domenica. Siamo qui con Matteo Gritti al termine della vittoria del Sant'Angelo 5-2 sul Castelleone in questo anticipo del sabato di Pasqua. Teo, giornata perfetta, vinciamo noi, perde lo Faninghese. È una bella Pasquetta, una bella Pasqua e Pasquetta che siamo passati, dai. Sei contento anche, oltre che per la vittoria, anche per il terzo gol, se non ho capito male. Quarto gol, vedi, non sono aggiornato. Quarto gol stagionale, però diciamo che ormai è diventata quasi una consuetudine. Palla forte sul primo palo, colpo di testa alla Crespo, diciamo, di Gritti, e palla sul secondo. Beh, quando c'è Lazza che batte così i calci d'angoli, devi solo toccarla, perché poi è trasso. Quindi è un buono schema, dai. Complimenti, grazie, e a domenica prossima e buona Pasqua. Anche a voi, grazie mille. Siamo qui con Bomber Marseglia, autore del quinto gol del Sant'Angelo oggi, nella vittoria 5-2 sul Castelleone. Bomber, vittoria fondamentale. Vittoria a doppio gusto, sia per noi la chiesa, il nostro stadio, le nostre tifosi, sia da Ufanengo, che è arrivata la Pasqua perfetta. Loro sono caduti per la seconda volta, anche noi avevamo avuto un momento così, se vi ricordate, all'andata, quindi adesso a due partite alla fine tocchiamo con mano mezzo campionato. Se non ho contato male sono 9 i centri stagionali in campionato. Sogni di fare il decimo, il gol vittoria. Non vittoria della partita. L'attaccante è ovvio che quando inizia la stagione vuole sempre andare in doppia cifra. La mia stagione, come sapete tutti, purtroppo è stata condizionata da svariati infortuni. Per me finire in doppia cifra e dare questo campionato al Sant'Angelo è la soddisfazione più grande del momento. Complimenti, grazie. Buona Pasqua. Ciao, e a domenica.